Io sono Virgi, ciao e benvenuti in un nuovo video. Questo è ovviamente il video riassunto del mio 2020. Spero che vi piaccia, mi sono molto impegnata per farlo. Le solite raccomandazioni le conoscete, non sto qui a dirvele, tanto siamo al 24esimo Vlogmas. Prima di iniziare il video però volevo ricordarvi di andarmi a seguire su tutti i miei social. Io mi chiamo sempre Virgi, che si scrive VirgiTSCH. Un bacio, muah! Il mio 2019 finisce così, a New York, una figata assurda. Il 31 di dicembre torniamo a Milano, come potete vedere da questo bellissimo aereo. Festeggiamo il Capodanno con degli amici, poi facciamo una pazzia e decidiamo di partire per la montagna. E tra fuso orario, il fatto che per partire e andare in montagna ci dovessimo svegliare alle 5 e eravamo andate a dormire alle 2, eravamo tutte rimbambite ma ci siamo divertite tantissimo. Dopo qualche giorno in montagna è riniziata la scuola, ma non è riniziata solo quella. Sono iniziate anche le puntate di Ready Music Play in TV. E insieme alle puntate anche un sacco di pubblicità su cartelloni, in metro, al cinema, sui tram, ovunque. C'era la mia faccia stampata dappertutto. Nel frattempo la scuola continuava, vedevo i miei amici. Ero sempre in radio. Ecco, tra l'altro, godetevi questa bellissima foto di Jason che mi ha regalato il verificato su TikTok che non avevo ancora. Ma ci sarà un plot twist durante questo 2020. Poi sono tornata a sciare in settimana bianca insieme a mia zia e mi sono divertita un mondo. Sciavamo dalla mattina alla sera, come potrete vedere dal video che partirà fra un attimo. La situazione è questa. Sono 5 minuti. È dalle 9 di stamattina che stiamo sciando. E sono le 4:30 di pomeriggio e non ci siamo fermate. E poi ci siamo anche fatti trascinare dai cavalli. Che figata, non pensavo esistesse questa cosa. Poi è iniziata la storia del Covid, del lockdown, quindi siamo tornate dalle vacanze e io sono venuta al lago dove c'è anche Diamante. Infatti qua mi vedete con Diamante, assorta nel dargli fastidio perché è il mio scopo principale nella vita, però in realtà non so chi dia più fastidio a chi, probabilmente è lui quello che combina più guai. E quindi poi è iniziata la mia quarantena qui al lago, che devo dirvi che non è stata per niente male perché vabbè, studiavo perché avevo le lezioni a distanza, però avevo anche molto tempo libero e soprattutto potevo stare all'aria aperta, quindi non mi è pesato per niente. E ora godetevi un video di me sonnambula. Inteso. Non ho capito. Poi ho l'intesi dalla intesi. Dormi amore, ti ho acceso la luce di colpo, dormi amore. No. No. L'unico problema era la convivenza con Virgicmon, ma dai, ce la siamo cavata alla fine. Adesso mia mamma esce dal bagno e si lamenta dei piatti. Cosa ridi? Per il casino che hai fatto? cosa faccio? Come faccio a cucinare? Stavi aspettando questo momento? Mi stai registrando? Poi è arrivato il mio compleanno, il 1° di aprile, ho compiuto 18 anni, woohoo! Sono diventata grande. Però, prima di questo, sono riuscita a fare dei video come se fossero dei vlogmas, però per arrivare fino al compleanno. Quindi erano tipo dei vloganno, si dice? No, vlog comple? 3, 2, 1, è maggiorenne ormai. Ma io non volevo essere maggiorenne. Oddio, e ora mi mettono al gabbio. Sì. Gelato? Ah, amici. Oh, mia mamma. Oh, 18 anni. Buongiorno, sono maggiorenne. Poi è passato un po' di tempo, siamo rimasti sempre qui in quarantena, finché poi hanno iniziato un po' a liberare il tutto e noi siamo sempre rimaste qua, però sono venute delle persone a trovarci, io ero contentissima, non vedevo l'ora di vedere qualcuno. Abbiamo anche aperto la piscina e quindi questo è il mio primo bagno, il mio primo tuffo, stavo gelando. C'è un metodo molto preciso per entrare, che è questo. Quando Virginia non lo sa, io mi butto. Perché Virginia non si deve accorgere che io mi sto buttando, se no lei si ferma, capito? Quindi tipo io dico, ehi Vicky, come va? Tu devi rispondere. Ci sto bene, Virgi. Dai. Cosa stai facendo di bello? Niente, sto guardando te che ti butti in piscina.
Aspetta! È freddissimo! A fine maggio, inizio giugno, abbiamo anche trovato questi piccolini Dora e Boozy, i nostri gattini. Sono bellissimissimi, guardateli come giocano! Poi è finita la scuola ed è iniziata quello che posso definire una pre-estate, perché in realtà io avevo ancora l'esame da fare. Qui mi vedete su un kayak, non molto brava, però vabbè, io mi sono impegnata. Poi sono anche stata per la prima volta dopo tipo 5 mesi, forse di più, a Milano. Ecco una bellissima foto di me e il Duomo. E in realtà avevo anche fatto dei video che non ho mai postato, quindi ora vi metto qualche clip qui. Io, allora, giù mi sei mancata. Ma questo qua è tipo qualcosa che sì, poi... Sì, esatto. Infatti vedi che ci sono i coriandoli. Le scuole, ton piano, le vitton, le vitton, però... Finalmente sono nel mio posto preferito di tutta Milano, mi mancava troppo, cioè... No, raga, voi non avete idea, se non siete mai stati a Milano, veniteci, perché solo il Duomo merita una gita. Ve lo giuro. Non va. Allora, sono andate a prendere le cose da Starbucks che ho preso sia per me che per mia mamma. Ci è andata bene a passare i nostri 4 mesi sul lago. Però Milano è sempre Milano. Cioè, Milano comunque ti manca. Poi c'è stata la mia maturità, uno dei momenti più felici della mia esistenza, finire il liceo. Poi che cos'è successo? Siamo andati a Francoforte a prendere i nonni, che poverini sono rimasti per 9 mesi bloccati nelle Filippine. E noi siamo andati poi a prenderli a Francoforte perché non c'erano voli diretti per l'Italia. O comunque voli per l'Italia. E quindi abbiamo fatto anche questa gitella in Germania. Ciao nonno! Sette, sei mesi. 8 mesi. Ciao nonno. Come va? Lo so. Poi siamo tornati ed è finalmente iniziata la mia estate. Mi sarebbe piaciuto. E invece no, c'è stato prima Ready Music Play numero 2. E poi finalmente, a metà agosto ormai, sono riuscita ad andare in vacanza! Che iniziasse l'università, ho festeggiato i miei 18 anni che non ero riuscita a festeggiare a tempo debito e poi è iniziata l'università, il mio primo anno di università e subito dopo poche settimane siamo andati con i miei amici a Firenze, è stato strabello, tra l'altro ho vloggato un sacco però non vi ho mai postato il video e non so per quale motivo. Ragazzi, mi venite a prendere in stazione, non sono venuti, allora ce ne siamo andate e siamo sull'Arno adesso e abbiamo un sacco di fame, però qua è stupendo. Hans, sai chi è quello? Sai chi è quello, Hans? Quello lì. Quello lì. La fontana chi è? Di? Impottibile, qualcuno deve pulettele. Oh mio Dio, ma mi stavo dimenticando una parte importantissima. Prima di andare a Firenze, il 1° di ottobre, ho preso il foglio rosa della MAC. Sono stata promossa! Woohoo! Non so quanti errori abbia fatto, ma lo scopriremo. Dopodiché ho seguito le lezioni in università e poi ho fatto Ready Music Play 3. E questa volta non c'è Caterina, ma c'è Michelle. Vi metto pochissime parti del vlog perché ovviamente lo vedrete più avanti. Non voglio spoilerarvi nulla. Poi sono iniziati i vlogmas e questa parte ormai la conoscete. Quindi andateveli a rivedere tutti perché domani ci sarà una sorpresa per voi. Siete pronti? Io spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate un bel like, un commento. Se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo nel prossimo video. Un bacione. Muah!